poi c'è il coronavirus. È venuto a trovarci Walter Ricciardi, che è medico ordinario di igiene e medicina preventiva a Gemelli ed è stato presidente del suo superiore di sanità. Quindi è molto interessante averlo qui con noi oggi. I temi sono svariati. Io ho visto, tra l'altro, ho letto stamattina che ormai si faranno la quarantena fai da te, i cinesi. Decidono loro o chi torna dalla Cina. Esattamente. Non è si fai chiude da in te. Casa a prescindere. È una indicazione che è venuta lunedì dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove c'ero anch'io. Abbiamo invitato i paesi membri a fare le cose evidence-based, cioè basate sull'evidenza scientifica. E quindi i medici cinesi, le autorità cinesi consigliano ai loro connazionali che ritornano nei paesi europei di autoconfinarsi per un periodo che in qualche modo corrispondente a quello dell'incubazione, in maniera da evitare problemi. Mi sembra una decisione ragionevole. Perché anche perché il fatto che la medicina, che il virus non giri, non si contagi, è un interesse collettivo di ognuno di noi, no? Ovviamente. Quindi questa è epidemia o la vinciamo tutti stare insieme? Stare tutti dalla stessa parte, esatto. Il tema che hanno posto i governatori del nord la convince? È sensato? Sì, è sensato, ma non perché riguarda i bambini, perché riguarda tutte le persone, indipendentemente dalla nazionalità, dall'età, dal sesso, dalla religione, che tornano dalle aree a rischio. Cioè, come è esagerato il blocco degli aerei, perché di fatto, anzi, perdi il controllo, perché i cittadini arrivano da altre. Era tutto non effettivo, perché ieri io ho parlato con ragazze italiane tornate dai scali più diversi che arrivano a Roma serenamente, e mentre facciamo tutta questa storia dell'aereo militare che arriva a Pratica di Mare, sinceramente. Appunto, nessuno lo sa, mentre invece è molto evidence-based questa proposta, quindi senza esagerare, con allarmi che chiaramente fanno capire che il cittadino è disorientato. Rispetto a questo invece bisogna dire esattamente le cose come stanno. Ferruccio, gli potremmo regalare ragione e buonsenso al nostro Ricciardi, perché mi sembra che è perfettamente in linea